La città è un paesaggio che cambia lentamente e gli anziani conservano i ricordi dei luoghi che non esistono più. Anna vive a Modena, ma la storia non le interessa, più impegnata dal lavoro, dalle amicizie, dai suoi pensieri. Nel Novecento, lungo la fascia ferroviaria a nord della città, si trovavano officine, fonderie, distillerie, acciaierie. Poi, alla fine degli anni 90, tutte queste attività vengono demolite. Rimane solo questo edificio a testimoniare il passato manifatturiero della città. Finalmente ho trovato un lavoro, anche se non è fisso. Per adesso mi accontento. Abito a nord della città e vivo con mia madre e mio fratello. Camminare è la cosa che mi piace di più. Per le strade mi perdo sempre, anche se in questo quartiere ci sono nata. La società anonima Fonderie Riunite Ghisa Malleabile si trovava in questo edificio. Avviata nel 1938 in una zona di Modena chiamata Crocetta, era una delle attività del gruppo guidato dal modenese Adolfo Orsi. Di origine contadina, Adolfo Orsi inizia raccogliendo rottami e ferri, fino a diventare uno dei più importanti imprenditori nazionali. Dentro le fonderie il lavoro doveva essere così. È da ricordare poi che i fumi con le polveri delle numerose fonderie e acciaierie si depositavano sulle abitazioni della città. E le esperienze che ho avuto, sono stato cappellano di fabbrica fin dal 1953, che ero cappellano della Maserati e poi anche delle acciaierie ferriere e poi anche delle fonderie di Modena. E l'ambiente veramente, specialmente le fonderie, era molto duro perché anche gli impianti, che poi sono durati fino a che ha chiuso la fabbrica, sì, è stato per estinzione, anche passò agli operai, non so chi l'ha presa in mano, però ho visto gli operai che veramente anche ultimamente erano pieni, diciamo, di nero, in senso che respiravano un'aria, vedevo dai miei davanzali della canonica e anche sulle piante. Chi veniva a, diciamo, a togliere in autunno, a portare le piante, sembravano fossero venuti fuori da una miniera. Nel gruppo industriale fondato da Orsi, che comprendeva settori come metallurgia e servizi, l'imprenditore modenese ha il merito di acquisire e portare la Maserati da Bologna a Modena. Come molte industrie durante il ventennio, anche il gruppo di Orsi si aggiudica numerose commesse pubbliche e nei suoi stabilimenti impegnati nella produzione bellica arrivano a lavorare circa 2.000 dipendenti. Nel dopoguerra le fabbriche diventano i luoghi del conflitto fra le parti sociali. Da una parte i lavoratori che rivendicano i diritti negati durante il ventennio, dall'altra le imprese che non volevano far diventare i posti di lavoro dei luoghi sindacalizzati. Questo in un contesto nazionale caratterizzato da opposti ideali e dalle condizioni economiche difficili in cui si trovava l'Italia, già provata dal fascismo e dal dopoguerra. Questa figura di Orsi era una famiglia che era proprietaria non solo delle acciaierie ferriere, ma anche della Maserati, delle Fonderie Riunite, e così era un personaggio, un numero uno. Anche, ad esempio, se noi consideriamo che nel 1924 aprì le acciaierie di Modena, ciò vuol dire che la sua ambizione, diciamo così, era buona, nel senso che aveva capito cosa voleva dire una fabbrica siderurgica, voleva dire raccogliere tutto il ferro vecchio immaginabile e la prospettiva, diciamo così, che addirittura delle navi colme di rottame arrivavano a Genova. Da qualche giorno ho cominciato a usare il rossetto e a guardare i vestiti alla moda. La signora dove vado a lavorare è una villa e devo pulirla tutta da sola e la sera, quando ritorno a casa, sono stanca. Poi riprendo a leggere i miei libri. Povera me, quante stranezze oggi. Pensare che ieri era tutto come al solito. Fossi cambiata io durante la notte? Fammi pensare. Ero la stessa stamattina quando mi sono alzata. Quasi quasi mi sembra di essermi sentita un po' diversa. Ma se non sono la stessa, la domanda è: chi mai sarò? Ah, eccolo, il grande punto interrogativo.
Nell'ottobre del 1947 si verifica la prima crisi tra Fonderie Riunite e il sindacato FIOM. La proprietà, per contrastare il potere dei consigli di fabbrica, licenzia 26 operai, assunti come provvisori. Il sindacato risponde con uno sciopero per circa una settimana e l'Associazione Provinciale degli Industriali ferma la produzione alle Fonderie Riunite il 23 giugno, un metodo non contemplato dalla Costituzione. Gli operai, come controrisposta, iniziano un picchetto alla fonderia. L'avvertenza vede il successo del sindacato. Il 26 giugno 1948 le fonderie vengono riaperte e i 26 operai reintegrati. Quando sono libera ogni tanto, vado al bar. Tra me e Paolo non c'è niente, ma forse a lui interessano più le mie gambe che i miei pensieri. Prima ero un ragazzo serio, leggeva Petrarca e mi andava sempre in biblioteca, mentre adesso gioca a Flipper e mi dice che mi ama. I ragazzi sono proprio strani. Nel 1949 nelle aziende Orsi si torna in un clima di tensione fra proprietà e sindacati. Sul tavolo l'azienda minaccia licenziamenti e serrate per contrastare l'alta partecipazione sindacale. Il 9 gennaio del 1949 la Camera del Lavoro proclama uno sciopero di solidarietà per gli operai licenziati alla Maserati. Inizia così un'altra avvertenza fra le parti. La città scende in piazza e la direzione fissa per il 19 novembre la cessazione di ogni attività alle fonderie, per arrivare a una seconda serrata il 5 dicembre 1949. I lavoratori organizzano picchetti alla fabbrica che durano per più di 3 settimane. Il momento duro del picchetto diventa un'occasione di solidarietà fra cittadini e lavoratori. Infatti a Modena c'erano 12 fabbriche serrate, mica una. Sì, abbiamo letto. 12 fabbriche erano serrate. Poi vi erano stati un anno prima del 9 gennaio a Modena un'altra drammatica giornata dove si sparò contro i lavoratori, i cittadini a conclusione di una manifestazione sindacale che si svolse in Piazza Roma. La gente defluiva, era una domenica mattina. E si in via Emilia si amalgamavano con quelli che uscivano dal Duomo o dalla messa, e la polizia intervenne e sparò, nessuno venne ferito, ma sparò sulla testa della gente. Era stata, diciamo così, la prova generale della vicenda successa poi un anno dopo davanti alle fonderie. Alla fine della serrata, il 28 dicembre 1949, la direzione delle Fonderie Riunite comunica la riapertura per il 9 gennaio 1950 e il taglio della forza lavoro da 560 a 250 operai. Nella difficile vertenza fra proprietà e sindacati interviene il sindaco di Modena, senza ottenere risultati, mentre la CGIL e la Camera del Lavoro di Modena proclama uno sciopero generale la mattina del 9 gennaio 1950. Le Fonderie Riunite diventano uno dei punti caldi della lotta operaia modenese, con implicazioni politiche a livello nazionale fra Partito Comunista e Democrazia Cristiana. Quando arrivarono le 290 lettere, 292, quelle che... lettere di licenziamento, ci fu la reazione dei lavoratori e il presidio di fronte alle fonderie. Allora, per reazione dei titolari, era poi l'Orsi. Con Enrico ho cominciato a sapere che cos'è la storia. Secondo me la storia poteva essere la storia della mia vita, dei miei sentimenti, oppure la storia d'amore con un ragazzo. Ma Enrico mi rispose dicendo che gli storici scrivono dei libri e dentro questi libri si trova la storia della nostra società. Con l'inizio del 1950 si avvicina il giorno di riapertura delle Fonderie Riunite. La questura di Modena dispone misure rigidissime con posti di blocco nel quartiere Crocetta e con rinforzi arrivati da tutta la regione.
È una fredda mattina invernale. I tentativi fra istituzioni, proprietà e sindacati per evitare lo sciopero generale falliscono e migliaia di manifestanti si riversano alle fonderie riunite. Nella zona la tensione fra manifestanti e forze dell'ordine sale e cominciano gli scontri. La lunga vertenza delle fonderie riunite, iniziata nell'autunno del 1947, si conclude il 9 gennaio 1950 in modo drammatico, con 6 morti e diversi feriti. La celere, il reparto mobile della polizia, si rivela uno strumento per contrastare le manifestazioni di lavoratori in tutto il paese. Il 9 gennaio 1950 perdono la vita Angelo Appiani, 30 anni, meccanico ed ex partigiano, Renzo Bersani, 21 anni, operaio metallurgico, Arturo Chiappelli, 43 anni, spazzino disoccupato, Ennio Garagnani, 21 anni, carrettiere di campagna, Arturo Malagoli, 21 anni, operaio ed ex partigiano, Roberto Rovatti, 36 anni, operaio metallurgico. Nessuna delle vittime lavorava alle fonderie riunite. L'11 gennaio si svolgono i funerali a cui partecipano i vertici dei sindacati e del Partito Comunista Italiano, insieme a una grande mobilitazione cittadina. Arrivava la celere allora, che manganellava abbastanza bene, perché uno si rifugiava dove poteva. Hanno incominciato prima con il lancio di candelotti lacrimogeni, il che aveva riempito l'aria di un gas irrespirabile. Erano ubriachi, proprio tutti ubriachi questi militi. E cominciarono a correre dietro ai lavoratori cittadini. Andare in piazza, sì, ti voleva anche del coraggio, perché non sapeva mica se uno ci andava e si tornava indietro. Il sangue era rosso, la strada era rossa di sangue, perché parliamo dei morti, ma più 200 free. Che la gente del posto ci ha aiutato nel... Perché non hanno avuto delle difficoltà a aprire le porte, perché correvano dei rischi anche loro. La Croce Rossa, che non riusciva a passare perché i posti di blocco, la polizia da una parte e dall'altra. Io mi ricordo il 9 gennaio ero in seminario e con tanta trepidazione, perché sapete, sempre gli scontri sono sempre brutti. Ecco. C'era Pincelli, il fotografo Pincelli dalla finestra, che fotografava. Secondo il comunicato della prefettura di Modena, le forze di polizia, per evitare di essere sopraffatte, rispondevano al fuoco dopo numerosi tentativi di persuasione riusciti vani. Tra le forze dell'ordine risulta ferito gravemente d'arma da fuoco un sottufficiale insieme a numerosi agenti contusi. Il processo giudiziario celebrato nel 1952 condanna lo Stato a risarcire i familiari delle vittime e accerta la premeditazione delle forze dell'ordine nella decisione di agire con la forza. In prefettura si stipula un nuovo contratto sindacale e la riapertura delle fonderie riunite, senza alcun licenziamento. Adolfo Orsi viene costretto a lasciare la dirigenza del gruppo siderurgico. Oggi penso di sentirmi diversa. Siamo sempre noi e il nostro corpo, ma i cambiamenti che facciamo ogni giorno sono impercettibili. Fu in questa occasione che mi accorsi che la città era cambiata. Prima guardavo affascinata tutti i cantieri lungo le strade, senza chiedermi perché. Ora cominciavo a capire la storia e a conoscere questo quartiere e il suo passato,